diciamo perché sarà un incontro densissimo con quattro attori e il tema di questo pomeriggio è immagini della città, scrivere e dipingere sui muri. Quindi vediamo già che c'è un tema piuttosto interessante ma anche piuttosto angosciante. Io devo lanciare due pensieri, come faccio a tutti i gruppi. Il primo è di Huizinga, o Huizinga, come si vuole pronunciare, ed è da un testo, da una raccolta di testi del 43, dallo scempio del mondo. E afferriamo questa frase come una metafora. Noi non vogliamo abbandonare la speranza di miglioramento, né la volontà di attuarlo. L'umanità non può rinunciare a quel preziosissimo retaggio che chiamiamo civiltà. Bene, questo è il primo pensiero, e lo dico proprio perché in queste cinque giornate non abbiamo rinunciato a questo termine, anzi è per noi fondativo. Il secondo passo è, appare in un punto di quel testo, punto 4, punto 5, è dal tramonto del paesaggio, ed è questo. Sulla bellezza scomparsa dei paesaggi, violando la natura intatta, l'uomo perde più che la sola bellezza del paesaggio. Con la mutilazione di un paesaggio non scompare soltanto un fondo idillico o romantico, si perde una parte di ciò che costituisce il senso pieno della vita. Anche questo secondo pensiero mi sembrava molto pertinente al nostro incontro. Ecco perché noi nel disegno di un senso della vita, nel disegno appunto della civiltà e della memoria, ci ritroviamo per difendere la città storica. Gli oratori di questo pomeriggio: Anna Maria Matteucci, che presiede e introdurrà, professoressa emerito dell'Università di Bologna in storia dell'arte moderna. Molte e preziose sono le preziosissime sono le sue pubblicazioni, non sto a dirle, eccetera, perché sapete che ci ha insegnato tantissimo e ci insegna tuttora tantissimo. Poi Maria Cecilia Ugolini, che terrà una relazione attorno alla quale si muoveranno gli altri interventi, già docente di disciplina architettonica all'Istituto Statale d'Arte di Bologna, aveva lavorato dal 1998 al 2008 per le attività didattiche organizzatrici delle giornate FAE. Dal 2008 documenta le forme di graffitismo illegale legalizzato a Bologna, è membro del Consiglio Direttivo di Italia Nostra. Giorgio Bonsanti, già direttore della Galleria Estense di Modena, poi a Firenze delle Cappelle Medice, del Museo di San Marco, della Galleria dell'Accademia, già sovrintendente dell'Ufficio delle Letterature, professore ordinario di Storia Tecnica del Restauro dell'Università di Torino, coordinatore scientifico del Centro Europeo di Ricerca per la Conservazione e Restauro Comuni Siena. Rolando Mondarini, cui dobbiamo tanto, perché questo siamo dentro il Festival Internazionale della Storia, lo dobbiamo sempre ringraziare per questa piena collaborazione, ringraziamo Rolando, il mio collega all'interno dello stesso Dipartimento, Beatrice Borghi, la professoressa Borghi, che è qui, e con loro abbiamo lavorato molto attivamente e molto bene. Professore di Storia Medievale, il mio dipartimento è quello di Dipartimento di Scienze dell'Educazione, e note sulle sue ricerche storiografiche e ricerche relative anche alla didattica, con moltissime utili pubblicazioni. Ha ideato e coordina il Festival Internazionale della Storia da 15 anni, se non sbaglio. 14, perfetto. Passo la parola a Anna Maria. Buonasera. Cercherò di essere il più breve possibile, ma delle volte mi è un po' difficile, mi fa un po' di parte da questa volta.
come molti del resto altro, del contesto dove sono venuti questi scempi di scritte e di serrande, dove hanno realizzato queste cose, su che cosa, erano coscienti quelli che l'hanno fatto, sapevano ad esempio che questa piazza straordinaria era la piazza davanti al palazzo dei Bentivoglio, sapevano, conoscono il teatro comunale che sulla destra vedete, l'ha mai visto, e si sono così scatenati nella parte laterale del teatro, ma erano coscienti di quello che hanno fatto o no? Guardate un'immagine, dice come il degrado chiama degrado, quella piccola in basso, vedete il gradino per salire sul portico del teatro comunale, tutto sbrecciato, tutto rotto, hanno fatto la piazza, l'hanno rifatta, però non hanno pensato che dovevano fare anche il gradino, e vedete com'è lì, le bottiglie, non c'è assolutamente un senso di rispetto appunto per i grandi monumenti che si trovano in questa piazza. Il teatro comunale nella sua facciata, con il portico, che è un portico che è consonante con il portico di faccia, nonostante che ci siano secoli di differenza, ma indubbiamente il disegno fatto da Antonio di Bibbiena si pone il problema di fare una cosa consonante con il portico bentivoglesco. Quindi è per quello che io, a me piacerebbe chiamare questa piazza non Piazza Verdi, ma Piazza del Bentivoglio, oppure Piazza del Teatro, ma certamente Piazza Verdi non, il titolo non dà l'idea della quantità di sedimenti antichi, storici che ci sono in questo luogo. Vedete, nel teatro comunale, il portico del teatro comunale si allunga nei lati del teatro ed è proprio in uno di questi lati che si sono scatenati nel vicolo del guasto, a destra, vedete, a dipingere anche la Francesca Linotti. Non so, è stato forse un ricordo, non so per quale motivo sia stata, forse perché è stata la prima che si è occupata di graffiti a Bologna, forse sarà stato quello. Nell'altra schermata vediamo una parte del portico della Casa degli Armigeri di Giovanni II Bentivoglio, quindi andate indietro al 1880-90 come realizzazione, perlomeno, se non anche più antico, con queste colonne con bellissimi capitelli corinzi e l'imbocco delle scale delle scuderie di Bentivoglio, una delle scuderie di Bentivoglio, erano tre. La cosa geniale è questo, questa terza arcata che diventa, che si apre il muro, cioè non esiste il muro di tamponamento, ma si intravede e può uscire il traffico dalla strada del Bibbiena, dalla via del Bibbiena, così come poco dopo, sempre nell'ambito dello stesso portico, c'è quell'altra strada, Giuseppe Petroni, che arriva nella piazza. Sono ortogonali ma sboccano. È un'idea che c'era già stata realizzata in età robotica del portico dei banchi, e il portico dei banchi che verrà ridisegnato, come sapete, da Vignola. Abbiamo dall'altra parte, nel lato breve, lo zoccolo di questo palazzo di cui la nostra cara Cipollini ha segnato come è variato negli anni. Quei Girarder hanno fatto cose diverse a secondo degli anni, ai tre interventi, mi pare. La cosa straordinaria, non so se questi che hanno dipinto così malamente questo zoccolo a scarpa sono a conoscenza, sono mai entrati dentro, dove c'è questo delizioso cortile e con colonne che riprendono quelle del bellissimo portico di San Giacomo e anche di Palazzo Saluti. Quindi è il momento di massima preziosità della cultura quattrocentesca bolognese. Prossima. Ancora qualcosa dei Bentivoglio. Questa, la piazza era il cuore della città bentivoglesca. Attorno c'erano tanti palazzi di proprietà di personaggi della corte dei Bentivoglio. Questo palazzo, che solitamente viene chiamato Bianconcini, ha una facciata abbastanza disadorna, no? non particolare, però se voi entrate vedete nella prima loggia ci sono capitelli rinascimentali, se voi andate nel secondo cortile, malandato, tenuto malissimo,
La sorpresa è che ci sono tre colonne di marmo di Verona, una delle quali è stata toccata dai graffitari. Vedete che c'è questa silhouette nera ed è molto difficile toglierla nel marmo. Che cos'è questo palazzo? È il casino di Annibale, è il trappolone di Annibale. Se leggiamo i testi dell'epoca, sono le descrizioni di quello che veniva fatto senza rispetto in questa sede. Quindi a me piace chiamarlo, anche se ha avuto cambiamenti notevoli, il casino di Annibale. Ecco, vedete i due capitelli che sono di una qualità straordinaria. È presente il motivo in quello di sinistra del doppio calatos e vediamo anche la rosetta fasciata da queste bellissime foglie di acanto. Si potrebbe leggere praticamente questi capitelli nelle varie fasi che lo compongono, ma è indubbiamente di una grande qualità. Secondo Newton questi capitelli erano simili a quelli ferraresi, c'è qualcosa che li può accomunare con quelli di Palazzo degli Amati, però a ben vedere sono due cose diverse. In questa strada che siamo appunto nel Guasto, quello che dovrebbe diventare il village del Guasto, abbiamo, vedete, questa sequenza di arcatelle, dove i beccatelli sostengono queste. Il motivo dei beccatelli è un elemento molto comune che ricorre, che è tipico del nostro centro storico e che si trova laddove non ci sono portici, però serve ad ampliare gli ambienti interni del palazzo, quindi si può guadagnare ancora un po' di spazio prendendo, appoggiandosi ai beccatelli. Qui vedete vicino al famoso Palazzo Bocchi come sono elaborati questi beccatelli e poi lo vediamo a destra nella via del Collegio di Spagna e vediamo ben tre serrande, quindi quando occupano tutta la strada è la fine, voi non vedete più l'architettura, non si può più gustare niente, si è presi da questo violento colore, da queste forme enormi che uccidono tutto il contesto. Vediamo la prossima. Ma si ponevano il problema del contesto? Si ponevano? Qui siamo in via Oberdan, dove c'è il famosissimo Tizzicano, per dirlo all'antica, no? Aveva un tempo il migliore prosciutto di Bologna, non so se sia ancora così, o è cambiato anche quello, forse sarà cambiato anche quello. E vedete le serrande che fanno dei profili gotici di archi supposti, però dentro cosa c'è? Ci sono le date di quando vi ha aperto, ci sono delle informazioni, c'è una pubblicità. Si possono fare le pubblicità? Direi di no, ma soprattutto non si possono fare queste orrende pitture. Vedete che in questo caso è un palazzo probabilmente della prima metà del 400 con l'arco rilassato che è tipico di questi straordinari palazzi o case che ci sono della fine del 300 o della prima metà del 400. C'è il ricordo di Antonio di Vincenzo sostanzialmente, che lui ha tanto usato l'arco rilassato. Poi vedete invece due palazzi con arco tutto sesto e bellissimi capitelli corinzi. Ecco, questi sono bentivoleschi, li chiamiamo genericamente, naturalmente anche loro sono stati sacrificati alle serrande. C'è poi un legame tra due, a destra vedete c'è un legame tra due serrande, il blu, l'azzurro passa da una seranda all'altra, quindi proprio la volontà di diffondersi e sappiamo che ci sono addirittura portoni di palazzi storici che sono stati decorati con questi interventi che non oso definire. Arriviamo all'architettura minore che a Bologna, lo potrà ben dire Cervellati, è forse dopo Venezia il più grande centro storico d'Italia. Non so se sia così, ma so che di solito si usava dire così. Ed è bellissimo queste strade secondarie, il portico è un organismo vivente che ama allacciarsi ad altri portici, ama dilungarsi, che viene interrotto per esempio in piazza Bentivoglio, quello che abbiamo visto prima, per portare fuori delle mura del Mille, che mi pare sia stata una pessima iniziativa di Bologna Storica Artistica degli inizi del Novecento.
ma anche portici sono stati sacrificati, per esempio in Piazza Malpighi. Comunque è un organismo che si allaccia, sia che siano palazzi, questa architettura all'onore, sia che siano palazzi nobili, importanti, non ci sono pregiudizi. Il portico si lega ai portici vicini, pur nella differenza di piante, e vedete per esempio come si restringe in alto a destra, sia nella differenza di altezze, sia nella differenza di colori, però i colori sono sempre intonati, erano sempre intonati, no? Dal rosso, dall'arancione al giallo. Questo viso che si vede urla vendetta, non so se condividete, è una cosa allucinante. Sì, ho finito. Qui lo vedete di fuori e una parola sola per il portico al piano di San Luca, che è un portico bellissimo fatto dal maggiore architetto bolognese di età barocca, cioè da Giacomo Monti, quello di Villa Bergati, dove non vedete più neanche il disegno, il colore di questi pilastri arancioni binati, usa sempre il binato, binato di pilastri e all'interno binati di semipilastri, dove c'è, era calcolatissimo la bicromia di questa zona che viene completamente compromessa da queste scritte. È una situazione, io vi chiedo, ma cosa deciderà l'UNESCO quando vede queste cose? Lo chiedo a Don Zarini, cosa succederà? Ora non voleva perché la pavimentazione era rotta, adesso alcune pavimentazioni vengono rifatte, ma poi in compenso abbiamo questi orrendi interventi pittorici. Come possono riconoscersi i cittadini nelle opere di così forte sopraffazione? Noi oggi vediamo anche in una sicurezza, si perde il senso della strada, per dire che proprio il portico di San Luca era stato fatto da tutti i cittadini di coloro che sono stato. Grazie. Grazie. Maria Cecilia Ugolini, prego. Dipinti che noi abbiamo visto in questi ultimi anni in Via Zamboni, su Palazzo
sono rimasti per tanto tempo, per troppo tempo, senza che le istituzioni si siano coordinate in modo tale da rimuoverli tempestivamente, perché è l'unica cosa, l'unico modo che si possa concepire togliere immediatamente. Il palazzo, il murale, il palazzo che abbiamo fatto nel 2013 è rimasto 3 anni al suo posto, sostituito dopo nel 2016, nel 2017 da altri 2, non ultimo quello che ha fatto vedere anche e che si vede nell'insieme della Piazza Verdi. Ora, il vandalismo grafico ha un'origine trentennale a Bologna, perché risale all'età degli anni 80. Si è diffuso, molti sono i writer che hanno avuto spazio e modo di fare la loro attività assolutamente indisturbati, anzi molto spesso protetti, e queste informazioni comunque ci vengono dagli stessi writer. Se qualcuno ha letto i testi nei cataloghi della mostra della street art, avrà potuto vedere, documentarsi, perché appunto questi writer storici tipo Monica Cuochi, Claudio Rossello, Rust, BBS, interversano, hanno interversato dalla metà degli anni 80. Ora, le sovrapposizioni di tag, scritte, stencil, carte incollate, dipinti che invadono ogni luogo della città, compresi parchi pubblici, parco dei Giardini Margherita, parco storico, sono chiaramente un problema, sono stato un problema per i restauri, sicché nel 2009 la soprintendenza regionale ha avviato un censimento e una sperimentazione sui materiali che ha prodotto alcune linee guida nel 2009 per gli interventi delle imprese di restauro e anche delle indicazioni molto precise di cui dati. Negli stessi anni, 2008-2009, il Comune ha avviato, di controcanto, un progetto e ha dato il via e ha aperto la strada a quello che oggi noi vediamo, vale a dire ha consentito ai giovani, ai writer, ai fumettisti, tramite un'apposita convenzione con i commercianti, di poter liberamente decorare le serrande, e poi via via vediamo nel tempo portoni, in questo caso il portico di San Luca ha visto fin dal 2000, i primissimi mesi del 2009, interventi di fumettisti, ad esempio, molto noti, che sono pagati 2-300 euro a serranda e in certi casi anche di più direttamente dai commercianti che nell'intento di non vedersi le serrande completamente devastate e iscritte acconsentono a questo tipo di cosa con anche una certa soddisfazione perché la convenzione del comune col comune sale a questa data consente di fare dipingere senza pagare tasse di pubblicità e quindi siamo arrivati ad un punto che la cosa si è estesa ai muri, ai portoni, agli antichi portoni, qui ad esempio vedete un portone tipico fatto a soffietto di cui ne rimangono ben pochi, interventi più recenti fare da esercenti in varie strade della città. È chiaro che questi interventi sul paesaggio urbano diventano un disastro.
contrastano, perché è una cozzaglia di colori, di figure, che completamente, come diceva la professoressa Matteucci, alterano la percezione delle facciate, dei portici, delle cromie, e tutte le vie monumentali, Santo Stefano, Strada Maggiore, Via Galliera, San Vitale, tutte sono state. Adesso gli esempi che io porto sono pochissimi, ma sono centinaia. Il quadrilatero, i commercianti del quadrilatero hanno ben pensato di più o meno sponsorizzare la loro attività, e le sequenze che appunto citavamo prima sono devastanti, perché in via Ivareno, che l'abbiamo visto prima con gli sberbeffi delle pizze e questa infilata di Pianzario Sauro lascia veramente allibiti. Solo in un caso la soprintendenza è intervenuta tempestivamente a far rimuovere questa serranda con i pesci pagliaccio della pescheria, che è in via Barberini, in via Draperie, in un bellissimo palazzo che è uno degli esempi dell'architettura rinascimentale a Bologna. Nell'altro caso che vedete, il porto di via Manzoni è stata rimossa, è stata riverniciata soltanto nel caso del trasferimento dell'attività, quindi non per una imposizione della soprintendenza. Quindi l'invasione è completa, chioschi, edicole, fiorai, quei chioschi che un tempo l'ufficio per l'edilizia storico monumentale richiedeva che questi inserimenti dei chioschi o di altri elementi che facevano parte del contesto storico della città dovevano avere due colori, verde scuro e rosso scuro, per un inserimento adeguato all'ambiente del centro storico. Il caso del portico di San Luca, che era citato prima, secondo me è emblematico di tutte le contraddizioni possibili dei comportamenti del Comune di Bologna nei confronti anche del discorso della richiesta di riconoscimento all'UNESCO per questa particolare, singolare forma unica che sono i portici di Bologna. Il portico di San Luca è così. Fin dal 2009 sono state dipinte, 2008 anzi, poi dipinte, ridipinte, senza che la soprintendenza abbia detto alcunché. Quindi io faccio rapidamente vedere una sequenza, che non è tutta, attenzione, non è tutta. Quindi abbiamo di tutto, compresi le panchine rosso-blu. Abbiamo anche le panchine rosso-blu di fronte alla tabaccheria che esalta la squadra di calcio. Ora, queste contraddizioni sono evidentissime e soprattutto fanno riferimento a due, al regolamento urbano edilizio. Allora, l'architetto Cervellati e anch'io per Italia Nostra abbiamo fatto delle osservazioni a RUE, osservazioni di vario tipo, che assolutamente mi sembra che non siano state recepite visto che è in vigore. Il Comune di Bologna nel 2016 ha messo a punto questo manuale per la cura dei portici, sempre finalizzato all'intento di poter raggiungere questo famoso riconoscimento UNESCO, però non ha dato una regola per far sì che non ci siano decorazioni. Ha semplicemente detto: montiamo
che vengano portate le serande a Mandia, così non vengono decorate, cosa abbastanza semplicistica, per il fatto che moltissime attività non possono montare a Mandia per motivi assicurativi, e poi soprattutto perché esistono le vetrofanie, esiste la possibilità di decorare i vetri, come qui si vede ad esempio una cosa in via San Vitale, in prossimità di Palazzo Fantuzzi. Quindi le possibilità ci sono. Se non viene scritto nel RUE o nel regolamento per la manutenzione dei portici, e non l'hanno scritto, chiaramente perché in totale contraddizione con quello che si va facendo tuttora. Allora, questo problema risale al 2008, come avevo detto prima, e a un progetto che ha visto uniti Comune di Bologna, quartiere San Vitale, Università di Bologna, e, in occasione di un bando finanziato con 18.000 euro che ha dato il via a questa cosa. Uno dei punti di questo progetto si amo boh, che vedete qui, era colora la videe, vogliamo colorare le serande dei negozi e le campane per la raccolta differenziata, partecipa al concorso di idee per creare una rete di murales. Questo era il programma del 2008, colora la videe, programma riqualificare dal basso il tessuto della città storica con opere artistiche moderne. Vogliamo colorare le serrande dei negozi e le campane per la raccolta differenziata. Aspettiamo proposte di graffiti artistici per riqualificare la zona universitaria e dare spazio ai campi. Questo è il programma. Questo è il programma che è stato avallato e finanziato. Allora, anche nel 2015 Consiglio Comunale e l'assessore Lepore hanno riconfermato questa idea, dicendo che tutto ciò, queste serrande hanno valenza artistica, per cui non devono neanche pagare le tasse, a differenza di quelli che usano forme tradizionali, tipo le insegne normali, le tende parasole, gli scuolini, questi pagano, gli altri no. Questo è. E molti hanno dato il loro contributo per in quella direzione, le varie associazioni, Bologna Cittabella nel 2009, hanno proposto strade a tema, fumetti, paesaggi, altre cose, monumenti, ecco, chi più ne ha più ne metta. Confabitare ha auspicato che i giovani che dipingono potrebbero fare un gran lavoro e per far diventare Bologna una galleria d'arte a cielo aperto. I commercianti ha sostenuto molte volte le iniziative dei commercianti in via Sant'Isaia, con i risultati che vediamo. Tortellini, mattarelli di ogni genere, pizzaioli col pennello, quindi mari del sud, paesaggi in Borgo San Pietro, e poi anche il quartiere San Vitale insieme all'area cultura del comune di Bologna. In un solo giorno sono state realizzate 16 frasserande portoni in un vicolo medievale che è uno dei vicoli che ricalcano la cinta delle mura del Mille, vicolo degradatissimo, tuttora degradatissimo, pieno di graffiti, è ridotto in uno stato pietoso. Hanno pensato che far dipingere 16 passerali portoni potesse essere una riqualificazione della cosa. Sono lì tutte quante le cose e anche di più, e il degrado è aumentato. Il fatto che siano stati dipinti portoni ha dato il via proprio al fenomeno dei portoni dipinti, che troviamo in molte strade. Qui ci sono degli esempi di via San
San Vitale, quindi via dei Fratelli, quindi via Galliera, quei risultati che tutti possiamo vedere, capire che è una cosa impensabile in un centro storico. Ma l'esempio più eclatante è veramente quello dei portoni, 5 portoni a soffietto antichi della Galleria Spazia, proprio nel cuore di Bologna, a pochi passi dalle due torri, dipinti dai BBS, che sono dagli anni 90 uno dei gruppi più vandalici, diciamolo, del contesto bolognese. Hanno vandalizzato treni, arredi urbani, palazzi, compreso anche il portico di San Luca, muri, di tutto e di più. E hanno fatto il loro grande spot sotto le due torri senza che nessuno dicesse nulla. Perché BBS sui portoni vuol dire una cosa sola: siamo arrivati qui al centro, nel cuore della città, dopo aver fatto tutto il resto. Anche la mostra sulla street art del 2015 ha dato il suo contributo con i laboratori didattici per insegnare l'arte del writing all'interno della mostra. Quindi laboratori che avevano dei titoli ben precisi: Un giorno da writer, Io la mia crew, Tutti al muro, per avvicinare bambini e adolescenti a questa forma espressiva, diciamo così. In più, Tipper ha dato a disposizione due autobus per la promozione della mostra, dove i writer che erano presenti in mostra hanno graffittato Bologna Degrado. Questo è un segnale, un messaggio direi abbastanza significativo, e che dovrebbe portare a molte riflessioni. Tutto ciò ci porta in anni ancora più vicini, 2016-2017, via Orfeo, Borgo Locchi, ex caserma Mancini, muri dipinti da tanti anni, da diciamo così, artisti diversi, conosciutissimi da tutti. Tengo a precisare che il corpo, il complesso della caserma, ex caserma Masini, è praticamente confinante con la sede del quartiere, dove c'è il presidio dei vigili municipali. Questa è una dice abbastanza lunga. Sono cose che non si fanno in un attimo, non si fanno di notte. E quindi è evidente una connivenza e un'accettazione, una tolleranza che è veramente disarmante. E arriviamo al teatro comunale, al Guasto Village di quest'estate, che ha invaso quel container dipinti e colorati, tutta via del Guasto, circondato anche il retro del teatro, l'arco Respighi. Allora, ad esempio, in questo caso, questo che ha dipinto sul fianco del teatro è un writer noto, notissimo. Basta di citare il suo nome e esce un mondo di quello che ha fatto. Non è una cosa sconosciuta, non è, ecco, quindi hanno firmato tranquillamente, quindi qualcuno gli avrà dato il permesso di fare tutto ciò. Quindi tutta la via, il vicolo è devastato, tutti, cioè sono firmati. Poi uno potrà dire, beh, magari non è neanche brutto questo, però non può stare su degli edifici di proprietà del teatro comunale, ancorché bruttini e che servono semplicemente come uscite di sicurezza, edifici di servizio. E la ripropongo l'immagine che avevate visto anche prima. Da ultimo novembre di quest'anno, una festa di strada in Borgo San Pietro, dentro, quindi pienissimo centro storico, e
un intervento di un'associazione che si chiama Rusco, che ha deciso che poteva essere fatto un muro intero. Ecco, il discorso degli imbrattamenti soprattutto del CUA, che è quello che imperversa in Piazza Verdi e in Via Zamboni, hanno una storia abbastanza lunga. Gli interventi sul teatro comunale hanno fatto sì che poi questi che hanno fatto questi imbrattamenti sono stati, li hanno fatti di giorno, fotografati e le foto comparse su tutti i giornali. Ora, il Comune di Bologna ha ritenuto che non fosse necessario, perché è anche troppo costoso, costituirsi contro queste persone, perfettamente individuate, 11, che sono andate a processo, però sono state assolte. E la stessa cosa per Palazzo Paleotti nel 2013, questo murales è stato fatto di giorno, durante una festa, quindi se non sono state fatte le denunce, è chiaramente, come potete capire, una cosa grave. E così negli altri casi sono state annunciate, anticipate su Facebook e tutti i giornali hanno riportato queste notizie. Ora, il clou, diciamo, del liberi tutti nella decorazione è il ponte di Stalingrado, appena fuori Porta Mascarella, che è la porta, diciamo, della città. Tutti quelli che vanno alla fiera, tutti quelli che entrano in città passano di lì, per forza. Quindi è un biglietto da visita tremendo, un'iniziativa dal basso, cosiddetta, di Roberto Morgantini di Cucine Popolari, che ha pensato di ripulire il ponte dalle scritte chiamando tutti indistintamente a dipingere, dai bambini di 6 anni ai nonni di 80, indifferentemente. Quindi ognuno si è preso il pezzettino che riusciva a fare e via di questo passo. C'è una campionatura degli orrori, dalle matriosche, alle cinesine, alle casine, a gli artisti che lavorano su grandi superfici e lo fanno anche molte volte egregiamente, con cose molto interessanti, che lavorano in tutta Italia, si sono espressi, hanno detto: questo è degrado urbano, e io condivido, perché è un biglietto da visita tremendo per la città, che anticipa quello che la gente vedrà dentro. Professor Giorgio Bonsanti, grazie. Fra tutte le altre città italiane, almeno in questo momento. Io
negli ultimi giorni, per varie ragioni, sono stato a Roma, sono stato a Milano, a Torino, a Genova, oltre che a Firenze, la città da cui provengo. Da nessuna parte c'è una situazione come questa di Bologna. E abbiamo capito perché, c'è stato spiegato con molta chiarezza, perché c'è stata una incentivazione, e salvo assistere poi a timidi tentativi di retrocessione. Ora il comune ci ripensa, ma cosa ci ripensa? Ha scatenato da apprendista stregone un mostro che è assolutamente incapace poi di gestire e di controllare. Guardate, qui non si sta parlando della qualità artistica di queste manifestazioni, non è questo l'argomento. Possono essere anche bellissime, come no, ma da un'altra parte. Se Picasso vuole dipingere una Damoiselle d'Avignon, non prende un quadro di Tiziano e la fa sopra. Il centro storico di una città come Bologna, credo davvero che sia il più grande d'Europa, per quanto ho sentito, è un'opera d'arte compiuta e perfetta in sé, non può essere modificata né in un modo né in un altro, se non per ragioni strettissimamente conservative. Non si può aggiungere niente, lo si fa altrove, non lo si fa qui. Questa strana questione, per cui da un lato veramente schizofrenica, la città dal 2006 ha questa candidatura a patrimonio mondiale UNESCO per il sistema dei suoi portici e contemporaneamente li abbrutisce nelle maniere veramente demenziali che abbiamo visto. È appunto una situazione, come dicevo, schizofrenica. Guardate, quando si parlava delle incentivazioni, io cito da una recente intervista di Fabio Roberti Monaco, presidente, oltre a molte altre cose, della Fondazione Genius Bologna. Quello che è essenziale è un recupero della necessità della bellezza. La bellezza. La bellezza viene da lontano, dai luoghi, dagli edifici, dai portici e da tante piccole e grandi cose che rendono unica la nostra città, dando nel frattempo a tutti noi, soprattutto i giovani, un compito ineludibile. È per questo che vanno onorati e prima ancora compresi gli street artists che hanno operato per il miglioramento della città e per il recupero della bellezza. Dado Botti, Corsello, Raspi, fra tanti, sembra veramente di sognare il recupero della bellezza. Chi sono questi artists? Nel catalogo della mostra di 2 anni fa, una di queste, la Cuoghi, specialista di pochette stilizzate, non si è peritata di scrivere, questa è carta che canta, di scrivere quanto segue. Lo struzzino lo adottò poi il gruppo Zero, devastando la città negli anni 90. Devastando la città, dove sono loro? Un'estate abbiamo deciso di non lasciare sguarnita nessuna strada del centro storico. Del centro storico. In poco tempo nessuna era priva del nostro bombardamento sistematico. Questo vandalismo, terminologia loro, ci ha portato ad avere l'ammirazione e l'amicizia dei ragazzi dell'isola del cantiere, portata, zona occupata. Venivano a disegnare bozzetti e a strafarsi di cannette a Villa Genziana. Con loro uscivamo a scorrimante a devastare. Ricordo l'assalto a una scuola mentre pioveva di rotto, ma nulla poteva fermarci. Queste sono le persone a cui l'amministrazione comunale e altre istituzioni bolognesi hanno messo in mano la città. Ma siamo pazzi. E gli organi di controllo e le sovrintendenze che cosa hanno fatto? Qui ci dirà forse qualcosa Giulio Volpi tra poco. Veramente. È una emergenza nazionale, secondo me. Fra l'altro, e a margine potrei argomentare su questo punto, la rimozione di queste pitture, guardate che spesso può essere molto complicata, molto lunga, molto costosa, non è per niente detto che si riesca facilmente a rimuovere. Io vado a concludere perché appunto c'è stato giustamente chiesto di essere brevi, ma si potrebbe veramente andare avanti per un pezzo. Io sottolineo
questo è il mio compito, come vi dicevo, venendo da fuori, la unicità di questa situazione. La unicità di questa situazione. Bisogna pretendere in tutte le maniere una inversione totale di rotta. E anche se mi spiace dirlo, perché io in linea di principio non sono favorevole a questi metodi, c'è da domandare se l'unico sistema a questo punto non possa essere un'azione pressante per investire la magistratura perché faccia applicare il codice penale italiano. Purtroppo altri sistemi, perché se, voglio dire, le istituzioni fossero state attente alla voce della ragionevolezza, avrebbero già cominciato a fare qualcosa sul serio, ma di questo a quanto sembra non c'è traccia. Chiudo ricordando un proverbio latino, l'antico romano aveva già detto tutto: quod deus vult perdere dementat prius, cioè quelli che Dio vuole perdere prima gli incoglionisce. E voglio dire, Bologna, sede della più antica università del mondo, era stata per secoli un centro di pensiero. Questo disprezzo verso il pensiero, verso l'intelligenza, è quanto ferisce di più ancora prima che lo sente su. Importante,
direi eccezionale. Si ricordava prima, si ricordava i portici, ma i portici davvero non sono solo un volto, sono molto di più, sono il simbolo di buon governo, dell'incontro di interessi pubblici con quelli privati. Quando nel 200, perdonatemi la digressione da storico, i nostri statuti, prima delle provvigioni, quei nostri statuti dissero non come in tutte le altre città distruggendo i portici, ma dissero voi portici, torri, voi li fate, ma sulla vostra proprietà privata, si fece un'operazione di un'ampiezza enorme di cui andare veramente orgogliosi, perché allora divenne la città dei portici, in cui ogni edificio privato con fronte strada ha un camminamento di proprietà privata ma di uso pubblico. Si dotò tutta la città di un bene che era condiviso e che non solo era condiviso, ma la cui manutenzione, e qui veniamo proprio ai nostri discorsi, era una manutenzione divisa, ripartita tra tutti i proprietari. Sappiamo che quasi tutti gli interventi di carattere pubblico hanno dei grandi oneri di inizio, ma soprattutto di manutenzione. Quell'idea, quel progetto era eccezionalmente lungimirante, perché a quel punto, dividendo la manutenzione, appunto frazionandola per tutti i vari proprietari, ha reso per secoli quei portici un'immagine reale e positiva della città. Quegli scorci che si vedevano nelle prime diapositive sono veramente importanti. Bene, quello che volevo sottolineare è che noi abbiamo fondato nel 2008, proprio su sollecitazione di Jacques Groff, il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio. E ci siamo resi conto davvero che il patrimonio è una strada reale per suscitare cittadinanza attiva. Come? Non ci sono cose metafisiche. Dite a un bambino, a un ragazzo, a uno studente che c'è un bene da studiare, da conoscere e possibilmente da valorizzare, e a quel punto quel soggetto assumerà degli atteggiamenti di capacità di incidere positivamente su un bene comune. Ebbene, tutto questo è reso possibile, ed è reso possibile attraverso l'azione di alcuni insegnanti che lavorano con noi, che ne sono consapevoli. Però non possiamo non notare che la gran parte degli insegnanti non sanno neanche dove sta di casa il patrimonio, che per poter mettere le indicazioni nazionali degli accenni al patrimonio, indicazione del 2012, fummo noi, io con alcuni, a far mettere quelle due o tre parole così importanti per una cultura comune. E a questo punto ci troviamo di fronte a una grande contraddizione. Scusate, non abbiamo molto tempo. Noi appunto abbiamo di fronte questo che diventa uno strumento, ma che è fondamentalmente la nostra stessa base. Siamo una grande cultura e ci vediamo vanificato il discorso, perché nel momento in cui tu stimoli i tuoi studenti ad assumere senso di responsabilità e capacità di tutela nei confronti di quel patrimonio, poi lo vai a vedere, quel patrimonio deturpato, e non serve più a nulla. I nostri studenti potrebbero dirci: ma voi ci avete ingannato. E allora io sono per dire: fermiamoli in tutte le maniere, perché questo è segno di un'ignoranza che è avanzata e che purtroppo ha invaso anche le istituzioni, questo è estremamente grave. Allora, l'ultimo per
Altra questione fondamentale, il diritto e il diritto penale soprattutto interviene a punire nella misura in cui si è stato reso un bene giuridico rilevante, tanto più se la rilevanza sia di marca costituzionale. Qui bene giuridico tutelato, se e qui facciamo un altro distinguo fondamentale, perché qui si reagisce di pancia, ci parliamo addosso senza però andare sulla pelle delle cose e nel dettaglio della legge. Se la condotta si verifica su beni fuori dalla città storica, allora si può pensare che il bene giuridico tutelato, e quindi la possibilità di una repressione penale della condotta, è possibile, il bene giuridico tutelato, e quindi la possibilità di repressione penale, dipende dal fatto che la condotta sia stata eseguita su un bene di proprietà privata. Il bene giuridico tutelato è l'interesse del privato proprietario dell'edificio, perché non c'è rilevanza storico-artistica, nella maggior parte dei casi, del bene su cui la condotta lesiva è perpetrata. Viceversa, laddove l'azione sia condotta sul bene di interesse storico-artistico, dice la legge quando prevede la fattispecie aggravata, quando quella condotta si svolga sul bene di interesse storico-artistico e, voglio dire, all'interno del centro storico, laddove, come io credo, si ritenga il centro storico nella sua integrità come un bene culturale meritevole di tutela, in quel caso il bene giuridico tutelato non è più, e non è più solo, l'interesse del privato proprietario dell'edificio al mantenimento del mitore dell'edificio, ma diventa l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio storico-artistico della nazione. Quindi interesse di rango costituzionale ai sensi dell'articolo 9, che è tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, che prevede che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Si badi che il centro storico può ritenersi nel suo insieme bene paesaggistico, bene urbanistico, bene culturale. Se così non fosse, la via o la piazza nel centro storico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 42 del 2004, codice dei beni culturali del paesaggio, annota. La via e la piazza del centro storico sono, ai sensi dell'articolo 10, annoverati tra i beni culturali meritevoli, ex legge di tutela. Quindi, bene giuridico meritevole di tutela è all'interno del centro storico l'interesse pubblico, che deve prevalere anche nel caso il privato proprietario dell'immobile ritenga che non sia lesivo del suo diritto l'intervento del writer o artista di strada sui muri del suo palazzo. Caso recente, via Mascarella, forse l'unico, mi diceva via Dranca Bendini, edificio di quel tratto di strada sopravvissuto ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, devastato l'intero muro cieco, in buona parte senza forse finestre, non cieco, ecco, devastato da un intervento massivo di pittura murale, ma lì polemica sui giornali e trincee contrapposte, no? Come se vi fosse spazio per il contrapporsi di opinioni, no? È un dibattito aperto a qualunque soluzione. Così non è. Lì si riteneva che, appunto, essendo che forse una delibera dell'amministrazione di condominio favorevole a quell'intervento, allora non si dovesse procedere, mentre alcuni inquilini non erano d'accordo e volevano invece denunciare, poi adesso si ammettono i sviluppi della visione. Ma questo per dire che non possiamo che ritenere
che un'azione di arte di strada condotta sui muri di qualsiasi edificio del centro storico non può pretendersi vandalismo grafico, è punibile ai sensi dell'articolo 639 del codice penale, perché lesiva quella condotta di interesse di rango costituzionale, senso dell'articolo 9, che è un principio fondamentale della Carta Costituzionale. Sgombrato il campo quindi da questi ipotetici dubbi, che dubbi non sono, si deve poi riconoscere che nelle decisioni dei giudici si assiste ad un'altalenanza preoccupante. Cioè, non è mancato il caso, che vengo a un paio di esempi, in cui il giudice, senza avvalersi di consulenza tecnica e quindi di una perizia eseguita da persona di competenza e di autorevolezza indiscutibili, come dovrebbe essere, ha deciso, secondo l'umore del giorno, secondo il proprio gusto personale, in alcuni casi per avere un senso condivisibile, in altri casi assolutamente no, vicende appunto di imbrattamento come quelle sopra citate. E allora il caso di Daniele Nicolosi in Arte Bros, primo street artist forse a subire un processo penale, chiuso nel 2010, sezione sesta tribunale penale di Milano, con la assoluzione, 2010, non molto tempo fa, per vari episodi. Ecco, il giudice precisava, peraltro, che l'esistenza del reato non può avere come parametro un'eventuale natura artistica dell'opera, conta sua, stante l'impraticabilità di tale categoria, fondamentalmente legata al gusto e al sentimento sociale in un determinato contesto o momento storico. Unica eccezione, sosteneva quel giudice, laddove il bene su cui si esegue l'opera di arte di strada fosse lasciato deliberatamente sudicio o in rovina. Altro caso, Alice Pasquini, conosciuta come Alice, episodi verificatisi a Bologna, aveva imbrattato muri di via Zamboni, di via Mascarella, di via 100-300 e del Pratello, condotta reiterata che prevede, abbiamo visto ai sensi del quarto, mi sembra, dell'articolo 639 del codice penale, un aggravante ulteriore, no? Oltre a quella dell'esecuzione del graffito all'interno del centro storico. Nonostante ciò, ecco, quindi e lì la pensione sarebbe fino a 10.000 euro di sanzione pecuniaria, è stata la street artist condannata a una sanzione di 800 euro, che è una sanzione molto debole. Peraltro anche qui il giudice ha teso a precisare che è vero che l'imputata viene considerata un artista di un certo livello, leggo testualmente, cito testualmente, ma ovviamente tra gli estimatori della street art e delle arti affini, mentre a diverso o opposto giudizio possono giungere estimatori di altre forme d'arte, ammesso che la street art possa proclamarsi arte in senso ortodosso. Non si vede perché debba legittimarsi la forzata accettazione da parte dei proprietari dei muri di forme di graffitismo e street art non necessariamente corrispondenti al proprio gusto. Ecco, quindi qui si bada anche e soprattutto, ma non solo, alla reazione e alla percezione del privato proprietario del muro. Poi ci sarebbero tantissime altre questioni, quella del diritto morale d'autore, quella del diritto ad asportare l'opera e così via. Ma in altro caso infatti l'opera fu asportata e portata all'estero per essere venduta, ma non dall'Italia, da Londra. Caso comunque significativo per capire come la percezione sociale del fenomeno anche fuori dall'Italia sia preoccupante. Il lavoro era di Banksy, Slave Labor. Banksy, forse il più celebre artista di strada su scala internazionale, l'opera è stata trasportata
trasportata a Miami per essere venduta, il quartiere londinese insorse perché l'opera spaccata e portata fuori per essere venduta fosse riportata nel luogo dove fu concepita e allocata. L'opera fu riportata a Londra, poi per varie, attraverso varie vicende, fu comunque venduta all'asta per la bellezza dell'equivalente di 750.000 euro. Qui però è interessante il caso appunto per la confliggenza di vari interessi, il loro contrasto e anche il fatto del considerare l'arte di strada come un lascito di cittadinanza, non so che indicazzi la pratica si sarebbe detto in antico, alcuni lamentandosi che quell'interesse fosse privo di tutela legale. Ecco, un caso recentissimo fa capire come sia assai controversa la questione anche nell'ambito degli operatori del diritto, ma anche in un luogo che dovrebbe essere diciamo parte del tutto al di sopra dei sospetti, come il Tribunale di Milano. Viceversa, un recentissimo convegno svoltosi nell'Aula Magna quel tribunale, il 24 ottobre 2017, il titolo era L'arte del diritto, recava un intervento dedicato alla considerazione giuridica e giurisprudenziale della street art. In quell'occasione il relatore, il giovanissimo relatore, da pochi anni avvocato, era stato prima imputato perché nella sua attività di artista di strada aveva imbrattato un muro della zona del centro storico e era stato peraltro assolto, mano invisibile, preso dalla polizia mentre dipingeva una veduta dei lavigni. Ecco, in primo grado il giudice lo aveva assolto riconoscendo il valore artistico della sua opera. Ma questo mi fa capire la gravità della situazione in cui ci troviamo. Anche in virtù del fatto che il muro su cui aveva cominciato a scrivere era già pieno di scritte. No? Questo secondo il giudice, cumulando questa precedente esistenza di degrado alla presunto che probabilmente suppongo scarso o inesistente valore artistico dell'opera, giustificava un'assoluzione. Viene impugnata la procura, la sentenza e va in appello. Diversa motivazione, ma di nuovo assoluzione presso la Corte d'Appello, che stabilisce che non si tratta di apprezzare il valore artistico o meno dell'opera e di dare ad essa un inammissibile giudizio di valore. Quindi, censurando in questo modo l'asserzione del giudice di primo grado, ma soltanto di considerare che a una tale condotta è applicabile la recentissima causa di non punibilità, sempre per esigenze di deflazione del processo, eccetera, eccetera, no? Infatti, note, la giustizia mai è diventata quasi impossibile, no? L'esercizio della giustizia e quindi la tutela dei diritti attraverso il processo nel nostro paese, questo è un dato ormai assodato, una delle ragioni più grandi del paese, ma e quindi causa di non punibilità, tra le cause di non punibilità c'è cioè la speciale indennità del fatto che si è di recente invitato il giudicante a tener conto con più sensibilità, ecco, della quale si è limitato giudicato a tenere conto con più, diciamo, sensibilità e frequenza. Ecco, in questo caso si dovrebbe ritenere che il fatto fosse di speciale indennità perché è facilmente rimuovibile la pittura e così via. Beh, viene impugnata di nuovo e va in Cassazione la questione. Perché diceva, come può questo giudice così apoditticamente sostenere che fosse asportabile il danno con grande facilità. Succede poi che nella primavera del 2016
La in Cassazione viene riconfermata la sentenza pronunciata in appello, sentenza 16371, 20 aprile 2016. Quindi viene confermato il giudizio di assoluzione per particolare indennità dell'offesa ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale, bis perché ha avuto una giunta recente. E sostenendo che la condotta deve valutarsi prima di considerazione le modalità della condotta, esiguità del danno, non abitualità del comportamento. La piaga, che vado a chiudere, la piaga del contemporaneo in ogni settore è forse la libertà sconfinata e irreprensibile dell'opinione che viene espressa a prescindere dalla sua qualità. Tanto la libertà del pensiero sulle pagine di internet come la libertà del segno su un muro del tempo storico. Ecco, l'ultima osservazione è che per imbrattamento lo stabiliva la Cassazione in tempi recenti in una sentenza del 24 ottobre 2012, si intende l'azione che consiste nell'insudiciamento prodotto con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo idoneo della cosa altrui, essendo irrilevante che l'alterazione sia temporanea e superficiale e che la res possa essere facilmente reintegrabile nel suo aspetto originario anche con modesta spesa. Dunque irrilevante, e tanto più per essere rilevante quando ad essere trattato sia il muro di un qualsiasi edificio all'interno della città storica, perché ad essere in gioco è il principio fondamentale della Costituzione, l'articolo 9. Grazie. Bene, grazie Giulio per questo intervento preciso e puntuale che ci ha fatto riflettere anche su aspetti ai quali non siamo così consci nella nostra vita ordinaria. Allora io passerei la parola a Monica Bentini, presidente di Italia Nostra. Allora, abbiamo sentito che la materia è incandescente e per molti amministratori è molto nebbiosa, non viene colta effettivamente nella sua essenza, ma volevo portare l'attenzione su qualche cosa che accadrà, si riaccadrà a Bologna fra poco. Ieri è passata la proposta dell'assessore Lipporelli di riposizionare Arricchendole tutta la zona del guasto e del teatro comunale con i container che vendono birre e salsicce sul tipo delle cose del festival, cose di questo genere, arricchiti vuol dire dipinti fuori, sono dei carrozzoni di latta, forse qualcuno di voi li ha visti, assolutamente incongrui, cioè starebbero male ovunque, figuriamoci, lato di spighi, via del guasto, eccetera, eccetera. La cosa è passata perché temporanea, sulla temporaneità ciascuno di noi naturalmente vagheggia sempre, ma chissà cosa è temporanea, dovrebbero durare comunque da dicembre a febbraio, quindi prendere il periodo natalizio e posto, diciamo il carnevale, tanto per intenderci. Sulla Piazza Verdi, per frenare il degrado, questa è tutta una poesia, invece verrà posizionata una sorta di torre centrale, credo sempre di latta, non so, una sorta di palcoscenico effimero, non si è capito bene perché i giornali non ricordano ovviamente il progetto, che sarà un punto di una stazione, diciamo così, di conoscenza per il cittadino, per il turista, su quello che succede a livello culturale. Non c'è nessun bisogno di sapere che c'è una zona dove si può sapere tutto nella zona universitaria, quindi non c'è nessun bisogno di farlo. Lo dico questo perché mi sembra una cosa molto grave, visto i trascorsi di prima, e visto che l'incentivazione del degrado, quello che facevano vedere la professoressa Matteucci e
al giorno in cui si è inaugurato il quarto village. Nessuno di voi c'era? Io c'ero, quindi ho visto bene come l'escalation, diciamo così, partiva di lì, e quindi i writer, che sono quelli che avevano dipinto i container, si sono sentiti in qualche maniera, come dire, abbracciati dall'amministrazione comunale, e quindi hanno proseguito nel loro vandalismo fino a coprire addirittura i muri laterali del teatro. Ma la cosa grave è che in un incontro, diciamo così, informale, Italia Nostra mi fa ufficiali, ma formalmente si può parlare, diciamo così, con persone che peraltro si conoscono, alla classica domanda rivolta a un componente di Italia Nostra: ma allora tu che cosa ci metteresti in Piazza Verdi per combattere il degrado? La mia risposta è stata: niente, anzi toglierei quello che c'è. Ho visto lo sconforto assoluto in chi mi stava ad ascoltare. Cioè, sembra quasi che sia un obbligo nel caricare la città di elementi incongrui, ultimi naturalmente quelli decorativi, per poterla sottrarre a un degrado che si combatte in maniera totalmente diversa rispetto a questo. Lo volevo dire perché mi piacerebbe, come dire, che ci fossero molti cittadini alleati su questo fronte, che è un fronte, ripeto, controverso, perché invece una parte dei cittadini della zona purtroppo sta a gioco, pensando evidentemente in qualche modo di poter governare questa situazione. L'altra cosa che volevo dire, e chiudo, Raffaele, è questa. Io ho ascoltato con molto interesse l'intervento del professor Dondarini, che voglio ringraziare personalmente, insomma, per averci agevolato in questo nostro ciclo di incontri che abbiamo fatto insieme all'università. Italia Nostra da 4 anni, Italia Nostra nazionale, naturalmente con le ricadute periferiche, quindi di ogni singola sezione provinciale, ha portato avanti un progetto, progetto didattico rivolto ai giovani, che si chiama Le Pietre e i Cittadini, che è un progetto bellissimo, cioè sono appuntamenti che annualmente si sono fatti, noi li abbiamo fatti per 2 anni consecutivi, anche con, diciamo, un certo profitto, dico un certo perché non è stato un profitto generale, perché è un'educazione alla cittadinanza attraverso la conoscenza del patrimonio, quello che si diceva prima, e che si rischia evidentemente di non far capire più se è ridotto in questo modo. Ebbene, noi dobbiamo purtroppo dire che quest'anno l'abbiamo dovuto sospendere. I miei amici del consiglio direttivo sanno molto bene che questo è stato un annuncio, come dire, un po' una nostra ferita. Perché? Perché non abbiamo trovato sufficienti insegnanti, perché l'insegnante è tramite il quale ovviamente bisogna arrivare, per poter promuovere anche quest'anno questi appuntamenti. Sono in generale 4 appuntamenti mensili, e noi riteniamo di averlo sempre fatto affidandoci ad amici, a docenti, ad accademici, ad esperti, alcuni dei quali sono anche stasera. Quindi, ecco, è una cosa secondo noi grave questa, e vorremmo, come dire, che si potesse per il futuro, anzi anche grazie alla sensibilità di conoscenti e di cittadini, come dire, ricorreggere, diciamo così, questo tiro. Certo, la situazione ha del preoccupante, io non sono una pessimista per natura, ma mi vedo costretta a dire però che, insomma, bisogna non solo lamentarsi, ma secondo me passare ad un'azione un po' più concreta. Grazie. Allora, abbiamo pochissimi minuti, perché la dottoressa Giovetti, che ringraziamo vivamente perché siamo ospiti del Museo Civico Archeologico, mi ha chiesto, avendo aperto la sala alle 4, perché abbiamo avuto delle anticipazioni di queste relazioni, le trovate tutte su Facebook, sul sito Italia Nostra, quindi chiunque troverà i nostri materiali. Bene, allora, proprio una manciata di minuti, approfitto di questa occasione per dire al collega Dondarini che possiamo proprio fare questa educazione al patrimonio all'interno del Festival della Storia, che potrebbe diventare un Festival della Storia che è permanente, nel senso che poi studieremo, in caso tu
vorrei accettare quest'idea, cioè che nell'arco di tutto l'anno si faccia una cosa, un'educazione al patrimonio insieme. Va bene, c'è anche Iconos dell'UNESCO qui, quindi io credo che questo sull'aspetto dell'educazione sia molto importante. Credo che sia un breve intervento di Giuliana Prato, va bene? Prego. Qui davanti perché così ti registriamo. Ma io appunto prima di questo incontro ho provato ho buttato giù alcuni punti ponendo anche un po' me stessa delle domande, diciamo, per cercare di capire appunto quello che è la situazione giuridica amministrativa su cui si può basare, si possono basare degli interventi di repressione del fenomeno appunto dei graffiti. E diciamo è stato dominante quello che ha detto Giulio Volpe, però mi sembra di aver capito, che nelle pronunce del giudice che lui ha citato, mi sembra che si sia parlato, considerato soprattutto l'eventuale valore artistico del dipinto, del graffito, e non già quello che invece del contesto del monumento o dell'edificio su cui esso si è inserito. Preciso che, avendo lavorato appunto nelle sovrintendenze per quasi 40 anni, ho mantenuto un po' la struttura mentale, se vogliamo, la deformazione del funzionario che è abituato a una certa azione, quindi anche repressiva, anche di collaborazione col privato. Noi, almeno noi, tanti come me, cercavamo non solo di dire di no o di dire così condizionato su un progetto, ma anche di aiutare, di suggerire tutte quelle possibilità, condizioni, accorgimenti per poter salvare l'interesse del privato che intervenendo sull'edificio ci metteva dei bei soldi e naturalmente la migliore salvaguardia di esso. Quindi io credo che a un certo momento però ci vuole anche il momento e il coraggio di dire no. Ora io ancora non ho capito bene, ha detto Giulio, si può procedere all'ufficio. Quando da parte di chi? Ancora non ho capito bene, con dei casi così clamorosi, diciamo che il discorso di Piazza Verdi, che è il punto più nevralgico, ecco, a me mi spaventa, mi preoccupa questo enorme divario tra un tessuto, un quadro giuridico amministrativo che sembra consentire perfettamente il contrastare il fenomeno, a parte adesso i dettagli che, ripeto, non sono avvocato, non sono un giurista, quindi magari non afferro fino in fondo, però è la non volontà, l'inerzia politica, culturale, non so come chiamarla, degli enti, delle istituzioni pubbliche preposte e più o meno competenti e interessanti, cioè dall'università al comune alla sovrintendenza, cioè di fronte al caso limite, e ce ne sono tanti altri, ma al caso limite lo dico perché me ne sono occupata anch'io. Quando c'è stato 3-4 anni fa nel Palazzo Paleotti, ripetuto, un palazzo senza alcun dubbio di grandissimo interesse storico monumentale, ripetutamente imbrattato con preannuncio e con interventi come documentato anche già anni fa da Cecilio Golini, cioè occupati parecchie ore, perché un dipinto così, che magari potrà anche essere un suo pittoresco, un suo interesse, ma da tutta un'altra parte. Un dipinto così che non si fa in pochi minuti, né si fa in mezz'ora, né in un'ora, nessuno, caso emblematico, ma si può ripetere di là, nessuno si sia intervenuto, né al momento né successivamente con denunce, con interventi per individuare, cosa facilissima mi sembra di aver capito, per individuare anche una denuncia, individuare i responsabili e procedere. Ora io, se non c'è questa volontà, che è una volontà culturale prima che politica, io sinceramente sono molto attenta e molto preoccupata. Non ho molte speranze sinceramente dell'amministrazione comunale, che ha dimostrato più volte in tanti casi di avere una politica di accogliere tutti, di cercare un rapporto con tutti, forse per paura di rotture, non ho una grande cultura politica. Ma sinceramente non capisco anche l'inerzia della sovrintendenza, come denunce, per
fare. So che in altre città, almeno così ho letto sui giornali, ci sono stati dei casi di denunce e di sanzionamento con multe. Ora io dico, non si può certo ottenere tutto, non si può intervenire in tutti i casi, altrimenti dovremmo avere una polizia, dovremmo avere delle forze dell'ordine, la dittatura sudamericana, una cosa che nessuno vuole certamente, però almeno fare qualcosa di chiaro, di concreto e di conseguente, e di conseguente, cioè non fare come dire, discorso molto più ampio si potrebbe fare, naturalmente per me non è questa la sede, del malaffare, della delinquenza, della droga, di Cassaverde. Ora, se non mi pare di vedere tra forze dell'ordine, polizia municipale, un piano coerente, eppure le persone sono notissime, un piano coerente per intervenire, non dico stroncare, però perlomeno, come dire, rallentare, incidere in qualche modo su questa microdelinquenza diffusa, non capisco come si possa intervenire in modo più puntuale per il graffito. Comunque a monte, ripeto, ci deve essere una volontà che non, in realtà non vedo molto, e la cosa scoraggia e mi rattrista molto, perché è una città bella come la nostra, io ci sono qui da 50 anni ed era veramente un paradiso, è veramente per me che vivo da Napoli, per altri amici, colleghi dell'ufficio che vengono da Roma, ma sì, ma chi se ne trova più là? Qua si sta così bene a Bologna, come ha detto il caro amico Pozzani, la nostra città debba essere ridotta in queste condizioni, ripeto, mi preoccupa e mi rattrista molto. Scusa, non ti ho fatto.